Il chierico è molto forte ai livelli bassi, ma ai livelli alti spacca. E ve lo faccio vedere adesso, qui su Wikiroll. Allora ragazzi, vi consiglio di vedere il chierico ai primi livelli, il video che ho fatto uscire prima di questo. Ma se l'avete già visto oppure non vi interessano i primi livelli, ma andiamo direttamente ai livelli alti, ecco la pagina giusta per voi, pagina 57 del manuale del giocatore. Qui abbiamo la tabella del chierico, la nostra migliore amica. Ci sposteremo un paio di volte da qui, non di più ragazzi, perché di base si ottengono più o meno poche cose. Ma vi pare? Mo vedete. Abbiamo fatto fino al livello 5. Vediamo qua. Sesto livello. Più 3 bonus di competenza. Questo continua, io lo dirò ogni volta che salirà. Avremo incanalare divinità 2 volte a riposo breve lungo. Quindi a differenza del paladino che c'è una volta, questo ce l'ha 2. E c'è a riposo breve. Ragazzi, capite? Vabbè. Più il privilegio del dominio divino. Quindi il vostro archetipo vi dà un privilegio al sesto livello. Andatelo a vedere. Settimo livello. Non otteniamo nessun privilegio, ma sblocchiamo gli slot di quarto livello. All'ottavo invece abbiamo l'aumento di punteggi di caratteristiche. Quindi ragazzi, alzatevi le caratteristiche oppure scegliete un talento a vostra scelta. Ragazzi, si può fare davvero la qualunque col chierico. E poi distruggere non morti, grado sfida 1. Significa che tutti i non morti che falliscono il tiro salvezza per essere scacciati, utilizzando lo scacciare non morti, se hanno il grado di sfida, se hanno il grado di sfida 1 o inferiore, vengono distrutti se falliscono il tiro salvezza. Non vengono scacciati, distrutti completamente. Questo è. Necromante, ciao! Infine, privilegio del dominio divino. Quindi abbiamo un altro privilegio all'ottavo. Sembra una classe vuota, ragazzi. Poco piena, cioè alla fine è quasi piena. Perché quando non prende niente di privilegio, prende, sblocca cose, come si chiamano? Slot incantesimo di livello superiore. Ma in realtà sono gli archetipi che danno tanto. Qui ce ne stanno tanti. Poi, non un livello, come abbiamo detto, niente, ma aumenta il bonus di competenza. Ce l'abbiamo a più 4, quindi aumenta la CD del tiro salvezza dei nostri incantesimi, il tiro per colpire con gli incantesimi, tutti i tiri per colpire, eccetera, eccetera, la potenza dei nostri incantesimi, l'efficacia, ragazzi, quindi ottimo, ottimo, ottimo. E sblocchiamo gli slot di quinto. Di quinto livello ci sono incantesimi incredibili per il chierico. Vabbè, poi faremo tutto un video per quanto riguarda gli incantesimi fighi del chierico, ragazzi, e delle build. Decimo livello. E qui, ragazzi, abbiamo un privilegio che non avevamo mai letto. Intervento divino. E noi, allora, ragazzi, scendiamo nella nostra scheda e andiamo a vedere l'intervento divino, che si trova a pagina 59. A partire dal decimo livello, un chierico può appellarsi alla propria divinità affinché intervenga a suo beneficio nel momento del bisogno. Quindi, caro Dio, aiutami. Ma come? Per implorare l'aiuto della sua divinità, il chierico deve usare un'azione. E fin qua ci siamo. Deve descrivere l'assistenza che desidera ottenere e tirare un dado percentuale. Se ottiene con il tiro un numero pari o inferiore al suo livello da chierico, la divinità interviene. Quindi, Dio aiutami, tiro, in questo caso, un dado percentuale, un D100. Il D100 si ottiene, mettete insieme 2 D10, oppure il dado con le decine e il dado con le unità. In quel caso avete ottenuto un D100, capite? Che succede allora? Se fate come risultato un numero pari o inferiore al vostro livello, quindi questo al decimo livello, se col D100 fate un risultato che va da 1 a 10, la vostra divinità interviene. Interviene. Come? Vediamolo subito. È il DM a scegliere la natura dell'intervento. L'effetto di qualsiasi incantesimo da chierico o incantesimo da dominio clericale è appropriato. Ok? Se la divinità interviene, il chierico non può più utilizzare questo privilegio per sette giorni, altrimenti può utilizzarlo di nuovo dopo che ha completato un riposo lungo. E al 20° livello, la richiesta di intervento da chierico ha successo automaticamente senza che sia richiesto alcun tiro. Andiamo per ordine. Come funziona? Tu, con la mia azione, gli dici: Dio ti prego intervieni, lanci il D100, ok? Hai ottenuto quanto il tuo livello meno, quindi se è livello 10
hai ottenuto meno di 10, 10 o meno di 10, hai avuto successo. Dio interviene, ma come? Dipende dal Dungeon Master. È il Dungeon Master che deve intervenire. Ora, mi è stato detto, fai un video, questo Pasquale mi diceva, fai un video, ma anche Steph, altri ancora, della differenza che c'è tra intervento divino e desiderio. Sono due cose molto diverse, ragazzi. In questo caso l'intervento divino viene determinato sì dal DM, ma non è che se tu gli dici tizio, voglio che tizio muoia, allora quel tizio muore. Non si esaudisce automaticamente quel desiderio. Magari, a discrezione del DM, quella divinità in quel momento ti fa trovare un'arma, c'è sempre un'arma, secondo il quale quel nemico è vulnerabile, capito? Quello può essere l'intervento di Dio, cioè quel tizio che ti arriva l'arma, capito? Ti cade dal cielo un'arma, o cade a un nemico un'arma che ha un'aura magica, scopri che il tuo nemico è debole a quell'arma. Questo può essere l'intervento divino. A me è capitato, quando ho giocato la Notte Eterna dal vivo però, che il chierico ha utilizzato l'intervento divino per trovare una chiave. Io che cosa ho fatto? Non gli ho fatto trovare la chiave. Gli ho fatto sentire un suono che veniva da una tomba, dum. Dopodiché hanno trovato la direzione e hanno trovato quella tomba. Dentro questa tomba c'era la cosa che stavano cercando, per chiave metaforicamente. Capite? Quindi l'intervento è a discrezione del Dungeon Master, che ovviamente Dio deve intervenire per aiutare, no? Perché ha esaudito una preghiera. Ma è come lo determina il Dungeon Master? Sempre in maniera un po' criptica, in maniera un po' particolare, non per forza diretta, non è esaudire un desiderio, capite? E questa è una cosa molto bella. Quindi che succede? Hai esaudito il tuo desiderio? Ce l'hai fatta? Per 7 giorni non puoi intervenire. Hai fallito? Non puoi comunque richiedere l'intervento divino se non è passato almeno un riposo lungo. Al 20° livello, in automatico, l'intervento divino avviene. Che figata, ragazzi. Quindi, torniamo alla nostra tabella, ragazzi. Questo era il livello 10, andiamo al livello 11. Abbiamo distruggere non morti, grado sfida 2. Tutti i non morti sotto il grado di sfida, che fanno parte del grado di sfida 2 o inferiore, vengono distrutti se scacciati, ok? Quindi se falliscono nel tiro salvezza. E sblocchiamo anche lo slot di sesto livello, ragazzi. Quindi possiamo preparare anche incantesimi slot, incantesimi di sesto livello. Al 12° l'aumento di punteggi di caratteristiche, come al solito aumentate caratteristiche o scegliete un talento. Al 13° qua dice che non otteniamo niente, ma otteniamo due cose meravigliose: l'aumento del bonus di competenza, che ci arriva a più 5, e otteniamo i slot di settimo. Quindi buono buono buono. Al 14° distruggere non morti, grado di sfida 3, visto come si è già tabella una cosa, ogni cosa ci dice che cosa otteniamo. Al 15° otteniamo lo sblocco degli incantesimi di ottavo. Vedete, ma solo questo? Solo questo. Gli incantesimi di ottavo sono... siete quasi delle divinità, ragazzi. Siete proprio... vabbè. Di che parliamo? E andiamo avanti. 16° aumento di punteggi caratteristica. Bla bla bla. 17° più 6 di bonus di competenza di vostri incantesimi più forti, eccetera, eccetera. Distruggere non morti, grado sfida 4 o inferiore, così come privilegio del dominio divino. Guardate nel vostro archetipo, il vostro dominio divino, che cosa ottenete quando arrivate al 17° livello, ragazzi. E infine, gli ultimi 3 livelli, più grossi. 18° incanalare divinità, 3 al riposo breve o lungo. Potete usarlo 3 volte ogni riposo breve o lungo. Mamma mia, che bello. E abbiamo i slot di nono, ragazzi. Ah, questo ce l'avamo già dal 17° slot di nono. Vabbè. 19° aumento di punteggi di caratteristica, ciò aumenta anche uno slottino di sesto. E infine 20° livello, intervento divino migliorato. E voi dite, ma io dove lo trovo questo intervento divino migliorato? Ragazzi, ce l'ha già detto. Al 20° livello, la richiesta di intervento ha successo automaticamente. Non dovete tirare il D100. Chiedete con la vostra azione a Dio di intervenire, lui interverrà. Certo, autosuccesso, comunque 7 giorni devono passare. Però non dovete rollare. Non ce l'avete fatta, non ha avuto... cioè no, in quel caso non c'è possibilità che non l'abbia fatta. Capito? Non ce l'abbia fatta. Quindi, gli avete chiesto intervento, perfetto, per 7 giorni non può più intervenire. Però quell'intervento c'è. Ragazzi, vi dico 2 cose sul chierico adesso. Allora, il chierico è forte di per sé, e lo è grazie ai suoi incantesimi, ragazzi.
è forte grazie alla sua capacità di incanalare divinità e di usarla più spesso rispetto ad altri. È forte perché casta di nono e, come abbiamo detto, i suoi incantesimi sono fortissimi. Gli aumenti di punteggi di caratteristica ti consentono inoltre di pompare la saggezza. E poi una caratteristica che preferisci, ma poi vai di talenti. Bisogna andare di talenti, ragazzi. Incantatore da guerra, quello che preferite, hai iniziato la magia per prendere altri trucchetti. Potete scegliere un pochettino quello che volete, ragazzi. Si possono fare delle build incredibili per delle build elementali. Io ne ho fatte diverse nella serie Let's Build che vi consiglio di vedere. Diverse erano anche col chierico, ragazzi. Altre ancora ne farò. Si possono fare dei chierici così forti. E a livelli alti, quindi parliamo meccanicamente, vedrete che con un chierico nel party, il party non cade più. Solo non cade più, diventa boostato così tanto che se già un guerriero di per sé è fortissimo, con l'aiuto del chierico, a livello poi con l'intervento divino, queste cose qua, ragazzi, voi svoltate la situazione grazie al vostro Dio. Capite? A livello di roleplay, beh, siete non la personificazione di un Dio, siete gli emissari di un Dio. Siete dei messia. Non voglio fare il parallelismo Gesù, Dio, una cosa del genere, ma diciamo che siete molto vicini alla figura di Dio, siete dei santi. Ecco, diciamolo così, come se facessimo il parallelismo col cristianesimo, siete dei santi, fate miracoli, ma di una potenza che possono cambiare le sorti del mondo, capite? Per questo, ai livelli alti, come spiega sempre Gilly Russo Draconis, il problema è un po' nell'immaginario. Giocare un chierico ai livelli alti significa comprendere di avere un potere così forte, e di essere in contatto con delle divinità che sono tangibili, esistono, non c'è il dubbio, esistono le divinità. Esserci molto vicine è un qualcosa che deve far paralizzare l'anima di chi ha questi poteri, che con cui non siete iniziati a livello 20, ci arrivate a questa consapevolezza, quindi dovete essere il frutto di quel percorso che vi ha portato a questi poteri, a queste consapevolezze, capito? L'esperienza, il disagio, la potenza. Questo è il chierico, ragazzi, e tanto tanto altro, ma lo vedremo declinato in tutti gli archetipi in questa serie. Quindi iscrivetevi al canale e tutti i nostri link sono in descrizione. Saluti e frecce, a un prossimo video qui su Wikiroll.